Si è svolto oggi a Trento un convegno sull'università, ricordando la figura di Bruno Kessler che nel 1962 pose le basi dell'Ateneo Trentino. Vediamo il servizio con l'intervista anche sull'autonomia dell'università in seguito all'approvazione dello statuto all'onorevole Virginio Rognoni. A parlare dell'intuizione di Bruno Kessler, quando nel 1962 pose le basi dell'Ateneo Trentino, l'amico e di lui collega Virginio Rognoni, in passato ministro della Difesa, di Grazia e Giustizia e dell'Interno. A 50 anni dalla nascita dell'ITC, che divenne università, ricorda l'ex presidente provinciale come leader di iniziative di respiro europeo. Per il presidente dell'AI, Bruno Kessler, scomparso nel 1991, fu un grande anticipatore. In termini politici, diede peso e voce ai territori con i comprensori, facendo nascere un Trentino policentrico che è oggi quello delle comunità di valle. Inoltre, secondo il presidente, si posero allora le basi di un Ateneo, il cui compimento si è avuto con la delega provinciale sull'università, e l'Ateneo Trentino ha approvato il suo nuovo statuto, non senza dispute, sul rapporto con Piazza Dante. Una volta che l'università si presentasse alla gente, in termini di autonomia e di eccellenza, potrebbe anche ricevere dalla società civile. L'autonomia ha bisogno di queste risorse e quindi una buona università deve risvegliare le autorità in senso lato. È una banalità perché l'università è autonoma ovunque sia incardinata. Questo non vuol dire naturalmente che l'autonomia del Trentino non abbia tutto il diritto di poter avere con la sua università un rapporto forte, un rapporto esigente. Io penso che è ora di finirla con queste discussioni inutili, è ora di riprendere a lavorare concretamente sull'università del futuro.